Cari amici, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili, del mondo del calcio. Sul canale abbiamo raccontato spesso di edizioni particolarmente appassionanti e incerte dei vari campionati, sia in Serie A sia in Serie B. Alcune storie fanno parte saldamente della memoria collettiva sul calcio, altre possono essere più insolite e curiose. In pochi, ad esempio, ricordano quanto sia stata mozzafiato la volata per lo scudetto della stagione 1971-72, quando addirittura 5 squadre si ritrovarono a lottare per il titolo a pochissime giornate dalla fine. 5 sotto un tetto, l'incredibile volata scudetto della Serie A 1971-72. Nell'estate del 1971 i campioni d'Italia in carica dell'Inter stavano affrontando un profondo cambiamento generazionale, coinvolgendo gli ultimi protagonisti della grande Inter degli anni 60. Importante l'inserimento dei giovani Bordone e Oriali insieme all'esordio del sedicenne Bini, destinato a diventare un'icona del club. Nel frattempo il Milan, con Nereo Rocco ancora alla guida tecnica, ha integrato nella rosa giocatori come Sabadini e Bigon, futuri pilastri dei rossoneri in quel decennio. Aldo Maldera, promettente terzino delle giovanili, ha iniziato ad essere aggregato alla prima squadra durante questa stagione. Tuttavia, il decano Trapattoni ha lasciato i ranghi del Milan trasferendosi al Varese per la sua ultima stagione da calciatore. La Juventus ha confermato in panchina il cecoslovacco Czesmir Wichpalek, tecnico delle giovanili che era stato promosso in prima squadra alla fine della stagione precedente, a seguito della prematura scomparsa di Armando Picchi. Nel frattempo il Torino ha puntato su due protagonisti del neopromosso Mantova, l'allenatore Gustavo Giagnoni e l'ala Toschi. Anche alla Roma c'erano novità con l'ingresso del giovane imprenditore edilizio Gaetano Anzalone, già dirigente nel settore giovanile, che ha rilevato la società da un Marchini contestato da tempo dalla tifoseria giallorossa, anche a causa delle decisioni prese alla fine del suo mandato, tra cui l'allontanamento di Elenio Herrera. Una delle prime mosse di Anzalone è stata quella di richiamare nella capitale l'allenatore Franco Argentino. Che il campionato fosse destinato a vivere un grande equilibrio lo si era capito già dall'inizio. Alla settima giornata c'era la coppia Juventus-Milan a guidare a quota 11 punti la classifica, seguita da quella composta da Roma e Torino a 10, quindi l'Inter a 9. La Juventus ruppe l'equilibrio iniziale del torneo il 5 dicembre 1971, vincendo il derby della Mole lasciando le milanesi e la Roma dietro di 2 punti. Da quel momento e fino alla fine del girone d'andata, la capolista subì una sola sconfitta contro il Cagliari il 9 gennaio 1972, quando un errore del portiere Carmignani premiò gli isolani a tempo scaduto. Nonostante il Milan fosse inseguitore diretto, non riuscì ad agganciare la Juventus, che diventò campione d'inverno 2 settimane dopo, con 2 punti di vantaggio proprio sui rossoneri di Rocco. Alla fine del girone d'andata la classifica recitava Juventus 24 punti, Milan 22, Inter 21, Cagliari 20, Fiorentina e Roma 19, Torino 18. Il girone di ritorno iniziò con difficoltà per la Juventus. Wichpalek fu costretto a rinunciare per il resto della stagione al suo centravanti titolare Bettega, afflitto da una tubercolosi che minacciava la sua carriera. Inoltre la squadra subì una sconfitta immediata contro il Catanzaro, segnando la prima vittoria in Serie A per la squadra calabrese e della regione intera. Una serie dei collegamenti, solo i primi tempi via Catanzaro. Catanzaro 0, Juventus 0. Questo secondo tiro dalla bandierina e ancora una volta Bracca che si incarica di effettuare il tiro. Parte in questo momento il tiro, raso terra, rete, ha segnato il Catanzaro, colpo di testa di Mammì ha sorpreso tutti buttandosi in tuffo e ha segnato. Il Catanzaro ha segnato a circa 6 minuti dalla conclusione. Ecco che la folla è in delirio e qualche spettatore si affaccia. Gol! E un tifoso addirittura è voluto entrare nella nostra cabina, ha gridato e l'entusiasmo, voi comprenderete, è il gol che segna il Catanzaro. La capolista venne raggiunta dal Milan e agganciata dal Cagliari di un Riva tornato in grande forma, che sembrava aver ritrovato il suo miglior gioco. Alla fine del campionato i gol di Riva furono 21, uno in meno del capocannoniere Boninsegna dell'Inter. Tuttavia la settimana successiva fu il Milan a cedere contro la Fiorentina, consentendo alla Juventus di riprendere la sua corsa. Ma un nuovo contendente emerse, l'outsider Torino di Giagnoni e dei giovani Sala e Pulici, che il 9 aprile raggiunse le squadre di Milano e la settimana successiva prese il
comando a 4 giornate dal termine, mentre la Juventus veniva raggiunta anche dal Cagliari in classifica. Al termine della 26esima giornata la classifica recitava: Torino 37 punti, Juventus e Cagliari 36, Milan 34 e Fiorentina 33. Per la prima volta in epoca moderna, con 4 giornate ancora a disposizione, ben 5 squadre potevano puntare al titolo. Il 27esimo turno risultò decisivo. Il Torino perse a San Siro contro un Milan, che era privo del suo leader Rivera, fermato da una squalifica record, a causa delle accuse rivolte dopo lo scontro diretto del 12 marzo contro il Cagliari, all'operato del disegnatore arbitrale Giulio Campanati. Nel frattempo il Cagliari pareggiò al Sant'Elia contro il già retrocesso Varese, mentre al Comunale di Torino una tripletta di Causio decise il derby d'Italia a favore della Juventus. La Fiorentina perse in casa col Mantova, passando nel giro di 2 giornate da 3 a 5 punti dalla vetta. Alla 28esima arriva la partita chiave, la Juventus batte il Cagliari che con una vittoria avrebbe sorpassato i bianconeri in testa alla classifica, ma dopo il vantaggio di Furino e il pari di Gori arrivò il definitivo 2-1 di Anastasi. A meno 2 dai bianconeri si piazza il Milan che batte il Napoli, mentre il Torino non va oltre il pari a Verona. C'è una settimana di sosta, poi il 21 maggio 1972 Milan e Torino battono Atalanta e Roma e si piazzano a meno 1 dalla Juve che pareggia 1-1 a Firenze. Pari strategico perché i bianconeri sapevano quanto fosse necessario restare avanti alle inseguitrici, anche solo di un punto, e così fu. Il 28 maggio successivo, la Juventus riesce a sconfiggere il Lanerossi Vicenza davanti al proprio pubblico e si laurea campione d'Italia dopo 5 anni, superando di un solo punto il duo composto da Milan e Torino. Si realizzò così il progetto di ricostruzione della squadra che il presidente bianconero, Giampiero Boniperti, aveva avviato 2 anni prima, puntando su numerosi e promettenti talenti, tra cui già citati Bettega e Causio, oltre a Cucureddu e Spinosi, che diedero inizio al periodo della cosiddetta Giovin Signora. Grandi rimpianti per il Torino, che a 4 giornate dalla fine era solo in testa, e per il Cagliari, che sprecò contro il Varese un'occasione gigantesca per inseguire il suo secondo scudetto, e soprattutto per il Milan, che visse grande tensione con la classe arbitrale. Oltre al già citato caso Rivera, va ricordato che nello scontro diretto Juventus-Milan del 20 febbraio 1972, l'arbitro Concetto Lobello fu il primo a scusarsi pubblicamente in TV alla Domenica Sportiva per un rigore non concesso al Milan per fallo di Morini, difensore juventino sul rossonero Bigon. La sera, davanti alle immagini che Sassi selezionava, Vitaletti montava e Pizzul commentava per la Domenica Sportiva l'ammissione. Sì, ho sbagliato, quello era rigore. Un momento che cambiò il costume del calcio, intaccando la sacralità che la figura dell'arbitro portava con sé fino a quel momento. Anche il Torino ebbe da ridire. Il 12 marzo 1972 i Granata persero 2-1 a Genova contro la Sampdoria e l'arbitro Barbaresco di Cormons col pallone respinto sulla linea da Marcello Lippi, un errore ammesso decenni dopo dallo stesso arbitro. Ho rivisto le immagini su internet e in televisione, il pallone era entrato completamente e avevano ragione i giocatori del Torino, mi dispiace. Uno dei tanti bivi di un campionato dalle possibilità infinite, forse il più incerto, nella storia della Serie A. Se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!